Merbalura al program piazza, se ne tratta di resegna all'Italia dal primo ministro Matteo Renzi, vorrà referendum a riforme costituzionali e li ha dato a tagbira, al fatto che ha quasi 7.000 conta voti contro gli schiene tiorbo dan il voto a riforme costituzionali ma vota a fiducia. Vice Carmo Duardan, andiamo ai fulli il Bruno Vespa, giornalista d'esperienza all'Italia, presentatore dal programma popolare in fuoco gol porta a porta, o Isapmana Fulinia. Buonasera direttore. Buonasera. Buonasera a lei e i saluti dai tanti telespettatori della tua trasmissione che si vede quasi quotidianamente. Grazie, so che a Malta noi siamo molto seguiti e ne sono molto orgoglioso. Direttore, ieri sera c'è stato questo risultato shock per molti in Europa perché si pensava che alla fine Matteo Renzi poteva anche vincere anche con una maggioranza piccola, però le riforme potevano andare. In questo caso le riforme sono messi in gelo. Secondo lei, direttore, come andrà a finire questa storia in Italia? Le riforme si faranno o no? Ma dunque, guardi, bisogna vedere intanto che cosa deciderà stasera il Presidente della Repubblica, e che vedrà più tardi Renzi, che darà le dimissioni. È probabile che il governo resterà in carica fino alla fine dell'anno per fare la legge di bilancio, ecco. Sì. E il problema è di capire che cosa succederà dopo e soprattutto se Renzi resterà anche segretario del Partito Democratico. Mm. Se Renzi resta segretario del Partito Democratico farà anticipare il congresso del Partito Democratico e a mio giudizio lui potrebbe quindi ricandidarsi alla segreteria e ricandidarsi alle elezioni politiche. Ah. Elezioni politiche che potrebbero avvenire alla fine del 2017 o alla scadenza naturale del febbraio 2018. Il premier maltese Muscat si è dichiarato dispiaciuto per il risultato, anche se sono stati altri leader europei dispiaciuti per questo risultato e la partenza di Renzi dalla presidenza del Consiglio. Secondo lei, dalla tua esperienza come giornalista, ma l'Italia troverà un leader che porterà il paese verso un orizzonte più bello, nel senso che il paese potrebbe funzionare meglio con un'economia che va avanti come si deve? Ma tutto questo può farlo soltanto un governo forte in carica e questo non è previsto per adesso, perché evidentemente adesso la cosa più probabile è un governo che arrivi alla fine della legislatura in qualche modo, quindi non un governo particolarmente forte, un governo che porti avanti i provvedimenti economici che Renzi aveva già maturato, insomma aveva già deciso. Un altro leader in questo momento non c'è, né nel centro-sinistra né nel centro-destra, in grado di vincere le elezioni. Quindi credo che questo sia un momento molto molto confuso e quindi capisco anche che i leader europei siano preoccupati, e quindi anche quello maltese, lo capisco perfettamente, ma è troppo presto per capire cosa succederà. Io spero che facciano una buona legge elettorale, perché sì, deve essere rinnovata, e poi si vada alle elezioni il prima possibile per ridare al governo e all'Italia una certa stabilità. Direttore, grazie per la collaborazione alla nostra trasmissione. Le auguriamo buone feste e auguriamo buona trasmissione grazie per la tua trasmissione. Grazie a voi e agli ascoltatori maltesi. Grazie, buonasera. Grazie. Bella, smena il Bruno Vespa, lì fu e ti aiti lì, ovviamente, e ti stenne stessa igri, guarda lì Renzi, lei, la Jitland, il presidente, Jitland, 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 presidente, il palazzo al presidente, Jitland, il Quirinale, bisciati il resegna ti avessi messo, ovviamente, e il presidente decidi, Shayamel, Ali Shirit Yachtar, primo ministro, bisce e mesci gvern tecnico, o Yarau, sta che sai wassal, bisce gli dichiarau, i sei hu elezioni generali, as elezioni generali, lo mai siro l'Italia, Girdevtakru, Renzi u Attilet, primo ministro tecnico, Samensmin, l'Elfein u Dash, metà che nem, et lotta Silvio Berlusconi, che ne led democraticamente, ma che lui resegna fil l'Elfein u Dash. Però, come col passo interessante, Alish. Al che Matteo Renzi resegna il primo ministro, Shorta ba segretario del partito, o al cap del partito principalmente.
uvete ritiara e crenzi actarsi lì equip a segretario del partito io croccio con lui alle elezioni bisciaiehu e revince da tiau fu il voto li telef proprio il bira però hanno se mau parti nel conferenza della partita natal ci nofse lei il bira fella ci ora li kinchar il risultato ta 50% talle fil voto al referendum tal bira o che emozionali Renzi che nem col momento fino a chi becca shiftit ne semo. Viva l'Italia che non sta alla finestra ma che sceglie, viva l'Italia che partecipa, che decide, viva l'Italia che crede nella politica. Il no ha vinto in modo straordinariamente netto, ai leader del fronte del no le mie congratulazioni, il mio augurio di buon lavoro nell'interesse del Paese, nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Questo voto consegna ai leader del fronte del no oneri e onori, insieme alla grande responsabilità di cominciare dalla proposta, credo innanzitutto dalla proposta delle regole, della legge elettorale. Tocca a chi ha vinto, infatti, avanzare per primo proposte serie, coerenti e credibili. Agli amici del sì, che hanno condiviso il sogno di questa riforma, che hanno condiviso una campagna elettorale emozionante, vorrei consegnare un abbraccio forte, affettuoso, mi verrebbe voglia di dire uno per uno. Ci abbiamo provato, abbiamo dato agli italiani un'occasione, una chance di cambiamento. Era una chance semplice e chiara, ma non ce l'abbiamo fatta. Allora, solamente a Bruno Vespa, reazione dal primo ministro Malti, Joseph Muscati, lei da Lodu, che mi stossi, i giornalisti, riguardo il fatto di Renzi, lui ha più personalità, lui ha dem hafna mia, ma duar il meida tal mescea, tal Unione Europea, duar l'opinione tia, duar il fatto di Renzi e a ti offrire risegna tia, insieme al Joseph Muscati. Nemmen li għatandu biex nejdu ekleta u l-enerġija biex aktar il-qoddim jerġa jidħol fix-xena at the highest levels, ma dik hija deċiżjoni li jrid jieħu. Minnaħa Maltija istituzzjonalment ma jinbidel xejn, il-relazzjoni tagħna mal-Italja jibqgħu b'saħħithom. Ovviamente bej Malta u l-Italja hija kwistjoni li aħna nsemmu ħafna apparti għax ir-relazzjonijiet bej Malta u l-Italja huma dejjem u kienu dejjem tajbin. Però kien hawn ħafna spekulazzjoni rigward il-fatt li Malta ma kienux ġejjin immigranti u kien hemm ħafna li jgħidu isma' Malta firmat ċifttejn sigrit fuq l-immigrazzjoni mu veru xejn u dana kemm qalu Muscat kif ukoll Renzi matul ix-xhur li għaddew. Però mbagħad għaldaqs tant il-ġurnalisti sa sejlu l-Prim Ministru Malti isma' imma jekk Renzi jitla sa jkollna problema ta' immigrazzjoni u l-Prim Ministru Wiġepek. Aħna qed naħdmu bis-sistema tal-Frontex, is-sistema tal-Frontex mhijiex ħadd inbidel u aħna qegħdin naraw allura l-istitwazzjoni tibqa' kif inhi daħħa jkun min hi mistissa raba' Prim Ministru Taljan li ħajkolli nagħmlu relazzjoni miegħu matul din il-leġislatura ma huma affarijiet li lil mill-dispjaċir personali huma affarijiet li jiġru fil-politika rridu nibqgħu mixjin il-qudiem. Il-kwistjoni ta' riżenja mhijiex kwistjoni biss politika, iżda anke waħda ekonomika. L-Italja ma tantx hija għaddejja minn sitwazzjoni ekonomika faċli, għad oli, speċjalment fost iż-żgħażagħ, u għal dastant hemm ukoll ir-riskju li l-Italja taqa' f'default f'dak li għandu x'aqsam mal-self u d-dejn li għandha wieħed jaf ukoll li hemm il-fraġilità tal-banek fl-Italja u jista' jkun li kien hemm domino effect jekk hemm il-darba jkun attakkat min-naħa ta' spekulazzjonijiet fis-swieq finanzjari. Il-Prim Ministru Malti li se jassumi il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea minn Jannar li ġej se jkollu wkoll din il-problema tal-Italja kemm il-darba ma tissolvix b'mod sew matul dawn il-ġimgħat qabel il-festi tal-Milied. Però wieħed jawgura wkoll li l-Italja jirnexxiela toħroġ minn din il-kriżi. Il-Prim Ministru kien mistoqsi rigward ir-riski li hemm għall-Italja u Wiġep hekk. Huwa kwistjoni li wieħed irid joqgħod iħares liha b'mod mill-viċin hija jekk l-analiżi ta' gazzetti bħal Financial Times bħal Wall Street Journal huma korretti. Li jista' jkun iktar diffiċli għall-Gvern Taljan biex jieħu passi fuq numru ta' banek, li jista' jkunu qegħdin sitwazzjoni pjuttost prekarja. U allura minnaħa l-oħra għandna sistema Ewropea
li t-gverna dan l-affarijiet dwar kazijiet ta' banek li kunu f'dan il-situazzjoni, tu s-saħi tista, it-kontestit.